Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Aspetterò direttive diverse. Tu che devi fare? Parlo al microfono. Dipende quanto tempo tocca starci. Fausto Cappelli. Fausto Cappelli all'entrata del Duomo. Allora, noi abbiamo preso la decisione di entrare all'interno della Chiesa Cattedrale, e fuori ci sarà comunque il picchetto d'onore al Vescovo, però chi vuole può entrare già da adesso, gli altri potete attendere qui. Ci sono i volontari, si entra gradualmente in modo ordinato. Di qua. Portone centrale. Porte laterali. Attenzione. Ci spostiamo. L'ordinata vedo che funziona molto bene.
più semplice non c'è. All'interno della cattedrale, ripeto, ci sono posti a disposizione nelle sale interne del Palazzo dei Papi. Non ci sarà spazio per tutti, quindi... I sacerdoti possono prendere posto all'interno della cattedrale, già nei posti assegnati. Thank you.
Grazie.
la capsula, la fine, solo il formatore è proprio il cuore del microfono, il formatore costa. Per avere un numero che il formatore che potrebbe fare contro di essa, certo, il formatore fa tutto il tempo, qualunque ronza delle cose di terra, sul capo e tre pigli, ma ronza non sta, la qualità. Thank you.
Terremo adesso qui i saluti istituzionali, il presidente della provincia, il sindaco di Viterbo e il sindaco di Sessaurunca. Prego. Eccellenza Reverendissima, la città di Viterbo, oggi rappresentata dalle massime autorità civili e militari, che colgo l'occasione di ringraziare per la loro presenza, le porgono un caldo e ideale abbraccio di benvenuto. Una città che ha ricevuto un grandissimo dono, e il dono degli ultimi 12 anni è stato il suo predecessore, il vescovo Lino Fumagalli, il quale ha saputo guidare la comunità ecclesiale con zelo e saggezza, e mi permetto con umiltà e carità, per questi lunghi 12 anni. Accanto quindi al sentito benvenuto a lei, è doveroso fare un ringraziamento al vescovo Lino, che ha saputo intessere in questi 12 anni con la nostra comunità dei rapporti umani, in alcuni casi quasi filiali, sempre al fianco dei più deboli e dei più bisognosi. A lei quindi, vescovo Lino, va tutta la nostra gratitudine di questi anni trascorsi insieme a fare del nostro meglio per fare del bene e per far germogliare quel seme di corresponsabilità, di senso di identità, di spirito di comunità che caratterizza una cittadinanza matura e consapevole. Questo sarà la sua più grande eredità e siamo qui pronti ad accoglierla, a nutrirla e a farla crescere. Oggi viviamo questo passaggio ideale di testimone tra il vescovo Lino e il vescovo Orazio, e ne sono certa saprà valorizzare questo lascito e proseguire nello stesso amorevole cammino fatto di dedizione e abnegazione al bene comune all'interno della nostra diocesi. E mi permetta di dire, vescovo Orazio, che il suo percorso di avvicinamento a questa comunità, alla piazza, al Duomo, è il simbolo tangibile di quella che sono certa sarà un magistero prolifico e impegnato. Oggi lei ha reso omaggio alla Madonna della Quercia, patrona della nostra diocesi e protagonista del bellissimo patto d'amore tra il potere laico e il potere spirituale. Ha visitato il santuario di Santa Rosa, che è indiscutibilmente il luogo del cuore di tutti i cittadini viterbesi, e queste visite le hanno permesso simbolicamente di toccare con mano la ricchezza della nostra storia e il patrimonio culturale di questo bellissimo territorio, una città intrisa di tradizione, animata da una comunità operosa e volenterosa che sa rivelare una generosità e una sensibilità concreta nei confronti di chi versa in condizioni di disagio e di difficoltà. Ma c'è un itinerario ancora più simbolico che lei ha percorso, indicativo del messaggio che ha voluto lanciare già oggi in questa sua prima giornata. E il suo saluto di oggi ai malati e ai detenuti del carcere circondariale, Sua Eccellenza, credo rappresenti il carattere più profondo dello stile con cui lei intende intraprendere questo suo rapporto con la nostra comunità, e questo ci riempie il cuore di gioia, è un ottimo presupposto su cui costruire un rapporto profondo, sincero e duraturo. Partire dalle persone in difficoltà per mantenere viva una comunità di cui la Chiesa è parte essenziale, ma che al di fuori di essa ha bisogno proprio di un vescovo pronto ad incontrare, dialogare e condividere una parte di questo cammino. E mi permetta quindi di portarle anche il saluto dei più deboli della società viterbese, che oggi non possono essere qui, ma ai quali dobbiamo molto. Penso agli anziani, specialmente a quelli non più autosufficienti, penso alle persone con disabilità nella giornata a loro dedicata, perché oggi è la giornata dedicata alle persone con disabilità. E penso alle tante e troppe persone in difficoltà economica. Le tensioni internazionali hanno generato una crisi che si fa sentire anche qui, e che colpisce non soltanto, diciamo, le classi considerate, diciamo, normalmente più fragili, ma colpisce una fascia molto estesa della popolazione. Ecco, per la prima volta da oltre, credo, un secolo, l'idea che la vita dei figli sia migliore di quella dei padri è entrata in discussione. Ci sono nuove povertà che non sono marginali, ma che appartengono a intere fasce della nostra comunità, povertà che devono essere riconosciute, non escluse, ignorate, ma
integrate nel discorso sociale che costruiremo insieme. Ecco, in questo senso dobbiamo sentirci tutti corresponsabili e deve essere nostro fermo impegno quello di uscire dalla stretta logica della competenza, questo non mi compete, ma entrare nella logica della corresponsabilità. Certo, ci sono dei ruoli, ognuno nei propri, che ci sono assegnati dall'architettura istituzionale, dalla composizione sociale stessa, ma questo non significa disinteressarsi al raggiungimento di obiettivi comuni. Se entriamo in questo sentimento, ognuno di noi, dal singolo cittadino fino a lei, Sua Eccellenza, nuova guida di questa diocesi, saremo corresponsabili della costruzione di una città, di una società e di una nuova generazione migliore, e sfateremo quel dubbio a cui facevo riferimento poc'anzi, che la vita dei figli non sarà migliore di quella nostra o di quella dei nostri padri. Le rinnovo pertanto il mio benvenuto personale e soprattutto a nome della nostra bellissima città, con l'augurio ricco di certezza che il suo magistero possa portare frutti preziosi, quali la vicinanza, la condivisione e soprattutto la solidarietà a tutta la comunità civile e religiosa di Viterbo. In questa amministrazione comunale, Sua Eccellenza troverà dei compagni di viaggio pronti ad intraprendere quel percorso comune su una strada già felicemente aperta dal suo predecessore, a servizio della comunità, ispirati dalla dedizione e dalla cura per il prossimo. Benvenuto. Buon pomeriggio a tutti. Desidero innanzitutto rivolgere un saluto a tutte le autorità religiose, civili e militari presenti e a tutti i fedeli intervenuti. Eccellenza Riverentissima, non avremmo mai voluto separarci dalla sua guida amorevole, costante e attenta, ma comprendiamo le ragioni ed accettiamo, come ella stessa ci ha insegnato, le volontà superiori, e oggi siamo felici per la diocesi di Viterbo che da questo momento potrà contare su una grande personalità. Semplicemente grazie a nome dei sindaci del territorio della diocesi di Sessa Aurunca e di tutti i cittadini per aver saputo essere in questi 9 anni punto di riferimento per tutte le comunità della diocesi. Noi restiamo senza la sua guida, ma forti di quello che ci ha lasciato, e non è poco. Resteranno nelle menti e nei cuori di noi tutti, fedeli e non, i gesti e le sue parole che hanno saputo parlare alle anime, indirizzare riflessioni personali e comunitari, impegni ed iniziative pubbliche e private, con l'obiettivo primario di concorrere alla crescita della nostra terra. Buona fortuna, Eccellenza, rimarrà per sempre nelle coscienze di chi ha avuto il piacere di condividere questi anni con lei. Sessa Aurunca sarà sempre la sua casa. Nel salutare tutte le autorità presenti, il signor prefetto e per lui tutte le autorità convenute, religiose e civili, mi entusiasma dare il benvenuto a lei, Eccellenza, Monsignor Orazio Francesco Piazza, nuovo vescovo della diocesi di Viterbo. Nel dare il benvenuto a lei, Eccellenza, porto il saluto anche di tutti i sindaci che vede numerosi qui oggi ad accoglierla, e desidero ringraziare il Santo Padre per la sua nomina a pastore della diocesi di Viterbo. La diocesi comprende 35 comuni e quasi 200.000 abitanti.
si estende dai Monti Cimini al territorio del Monte Rufeno, al confine con la Toscana, dalla Maremma ai confini con l'Umbria, e racchiude in se stessa i luoghi di Bonaventura da Bagnoregio, Rosa da Viterbo, Santa Lucia Filippini, San Crispino, Rosa Venerini e molti altri santi nostri conterranei, attraversando i laghi di Vico e di Bolsena. Un territorio ricco di storia, cultura, spiritualità e con un grande patrimonio monumentale, architettonico e religioso. Eccellenza Reverendissima, l'accogliamo come guida spirituale dei credenti, come pastore della Chiesa che è in Viterbo, ma anche per i non credenti come voce autorevole che spinge alla riflessione in un mondo non attento alla pausa, al pensiero e al silenzio. Un mondo sempre preso dall'eccessivo pragmatismo e dalla frenesia della vita quotidiana. La comunità dei sindaci che sono qui presenti e delle istituzioni civili e militari condividono giornalmente con le parrocchie le difficoltà dei cittadini. L'incontro delle strutture religiose con la comunità politico-amministrativa, basato sulla valorizzazione delle tradizioni religiose del territorio, sui progetti di solidarietà e aiuto, sul sostegno al mondo del volontariato, è reso oggi ancor più necessario dallo sgretolarsi del senso di comunità che caratterizza la società attuale, nella quale imperversa sovrano l'individualismo, l'io al posto del noi e quindi l'indifferenza. Eccellenza, saremo noi tutti alleati con lei nell'impegno costante, ognuno secondo le proprie competenze nel creare comunità che si ascoltano e accolgano nel nostro territorio. Saremo anche noi quindi presenti nella carovana in cammino a cui ci esortava nel primo messaggio alla diocesi di Viterbo, impegnati per la legalità, la giustizia e il bene comune. Al centro quindi delle nostre azioni dovrà esserci sempre la persona che vive all'interno di una comunità, e ogni nostro passo sarà ispirato dalle parole di Giorgio La Pira, che all'Assemblea Costituente saggiamente affermava lo Stato per la persona e non la persona per lo Stato. Nel motto episcopale, lei che lei ha scelto ha inserito Christum Lumen Gentium. In una società secolarizzata sempre più contraddistinta dal relativismo etico, abbiamo tutti bisogno di questa luce. Nello stesso suo stemma episcopale è riportata una città, la città dell'uomo, con le sue complessità e attese che nel faticoso ed esaltante lavoro di edificare nel quotidiano aspira al suo compimento. In questa città, disegnata nello stemma episcopale, rivediamo tutte le città che compongono la diocesi di Viterbo. Siamo certi che lei, fedele e autentico interprete di questa luce, saprà sapientemente guidare questa comunità cristiana, contribuendo all'edificazione della città, alla quale costruzione siamo tutti chiamati, ognuno per le proprie specifiche e peculiari competenze e responsabilità, favorendo il dialogo e il confronto come spazio di vera fraternità. Bonaventura da Bagnoregio scriveva nell'itinerario: «La somma potenza, la somma sapienza e la somma bontà del Creatore risplendono nelle cose create. La difesa del territorio, del patrimonio paesaggistico e ambientale, appunto la costruzione della città, sarà un impegno che ci occuperà nei prossimi mesi e anni, cui servirà la partecipazione di tutti. Sarà quindi, eccellenza, un viaggio stimolante e una sfida che accogliamo, sicuri e speranzosi che insieme daremo un contributo importante alla nostra collettività. Benvenuto quindi, eccellenza, in provincia e a Viterbo, e grazie per il servizio che si appresta a iniziare per questa terra».
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con te, nostro fratello Orazio Francesco, e con tutti voi. E con il tuo spirito. Benvenuto Vescovo Orazio Francesco, tu che vieni nel nome del Signore. Ti accoglie con gioia, come immagine di Dio Padre e presenza sacramentale del Cristo Buon Pastore, la Chiesa di Viterbo, che dal 1986 unisce in sé le antiche diocesi di Tuscania, Montefiascone, Bagnoregio, Acqua Pendente e l'abbazia territoriale di San Martino al Cimino. Una chiesa viva, che però non nasconde la sua fatica di camminare nel tempo e nella storia, in questo cambiamento d'epoca, in una società liquida che sembra non avere valori forti e punti di riferimento certi e condivisi. Una chiesa che ha come bussola certa del suo pellegrinare nel tempo Gesù Cristo, il suo Vangelo, la ecclesiologia del Concilio Vaticano II e il ricco e puntuale insegnamento dei pontefici, in particolare di Papa Francesco. Il percorso sinodale che abbiamo iniziato ha permesso a tutte le componenti del popolo di Dio di incontrarsi, di ascoltarsi e soprattutto di ascoltare ciò che il Signore dice alla nostra Chiesa per un discernimento comunitario
e per un rinnovato impegno di evangelizzazione. Sulla tua parola, Signore, getteremo nuovamente le reti e il nostro impegno. A te, continuare il cammino iniziato. Un'intera comunità seguirà la tua guida, saggia e prudente. Affidiamo il tuo servizio episcopale alla Madonna della Quercia, nostra patrona. Questa mattina hai visitato il santuario, raffigurata nell'anello episcopale che ti doniamo. Da parte mia, ti assicuro la mia costante preghiera per te e per la nostra Chiesa. E ti confermo sinceramente la mia promessa sacerdotale di filiale rispetto e obbedienza. Benvenuto, Vescovo Orazio Francesco, tu che vieni nel nome del Signore. Francesco, Vescovo, servo dei servi di Dio, al venerabile fratello Orazio Francesco Piazza, finora Vescovo di Sessa Aurunca, nominato Vescovo di Viterbo, salute e apostolica benedizione. Noi, insieme ai nostri fratelli nell'Episcopato, fedelmente e con ardore predichiamo Cristo, che con la luce della sua resurrezione, giorno per giorno, rischiara il mondo intero, perché tutte le genti possano conoscere il Redentore di ogni uomo. Consapevoli certamente di questo compito, con zelo ci prendiamo cura che le comunità cristiane, private dei loro presuli, quanto prima abbiano pastori idonei. Dal momento che la diocesi di Viterbo, ornata dall'antichità di famosi monumenti e testimoni di fede, dopo la rinuncia del venerabile fratello Lino Fumagalli, risulta vacante, bisogna designare a lei un nuovo moderatore. Per questo motivo pensiamo a te, venerabile fratello, che fino ad ora, nel compimento del ministero, sei valido per virtù e convenienti doti, e perciò siamo fiduciosi che tu sia idoneo ad attendere a questo nuovo ministero. Per questo, accolto il consiglio del Dicastero dei Vescovi, guidati dalla pastorale potestà petrina, ti nominiamo Vescovo di Viterbo, con tutti i diritti, le facoltà e gli obblighi che a norma della legge ecclesiastica competono a questo ufficio. Ti chiediamo di aver cura di informare di questo nostro decreto e volontà il clero e il popolo di questa diocesi, perché nella fede ti accolgano come padre e pastore e volentieri ti offrano i segni dell'obbedienza. Nell'esercizio di questo ministero, per te, per tutte le tue attività e per i fedeli che illuminerai con la luce del Vangelo, intercedano la Beata Vergine Maria con San Lorenzo, Santa Rosa da Viterbo e San Bonaventura, e il tuo ovile affidiamo sicuramente a Dio. Dato a Roma nel Laterano
il giorno 7 ottobre, memoria della Beata Vergine Maria del Rosario, nell'anno 2022, decimo del nostro pontificato. Francesco. Fratelli e sorelle in Cristo, per grazia di Dio e designazione della sede apostolica, da questo momento il Vescovo Orazio Francesco Piazza è pastore della Santa Chiesa di Viterbo. Tempora bona, ave.
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Cari fratelli e sorelle, la gioia di condividere la grazia del dono dello Spirito, come Chiesa radunata nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito, attorno a questa mensa, nell'accogliere la sua parola, nel rigenerare la speranza nel nostro cuore. Iniziamo questo nostro cammino con l'entusiasmo del Vangelo e per poter vivere questo impegno liberiamo il cuore dalle tante preoccupazioni, da quei pensieri che possono occuparlo fin troppo in negativo, perché la grazia possa operare in pienezza. Chiediamo perdono dei nostri peccati. Fratelli e sorelle carissimi, al termine di questa celebrazione dell'Eucarestia riceveremo la benedizione papale che, attingendo alla ricchezza della comunione dei santi in Cristo Redentore, ci elargirà l'indulgenza plenaria con la remissione di ogni pena dovuta per i peccati. Confessiamo dunque le nostre colpe e umiliamoci sotto la potente mano di Dio perché ci esalti nell'ora della sua visita. Confesso a Dio onnipotente, a voi fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, dei santi apostoli Pietro e Paolo e di tutti i santi, Dio onnipotente e misericordioso vi conceda un tempo favorevole per un sincero e fruttuoso pentimento, la continua conversione del cuore, il rinnovamento della vita, la perseveranza nelle opere buone, perdona i vostri peccati e vi conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio grande e misericordioso, fa che il nostro impegno nel mondo non ci ostacoli nel cammino verso il tuo Figlio, ma la sapienza che viene dal cielo ci guidi alla comunione con il Cristo nostro Salvatore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro del profeta Isaia. In quel giorno un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore. Non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire, ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. Percuoterà il violento con la verga della sua bocca, con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. La giustizia sarà fascia dei suoi lombi e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, il leopardo si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un piccolo fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, i loro piccoli si sdraieranno insieme, il leone si ciberà di paglia come il bue, il lattante si trastullerà sulla buca della vipera, il bambino metterà la mano nel covo del serpente velenoso. Non agiranno più iniquamente né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque ricoprono il mare. In quel giorno avverrà che la radice di Jesse si leverà a vessillo per i popoli, le nazioni la cercheranno con ansia, la sua dimora sarà gloriosa. Parola di Dio. Pietà del debole e del mio.
salvi la vita degli miseri. Davanti al sole germogli il suo nome, in lui siano benedette tutte le stirpi della terra e tutte le genti lo dicano beato. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, tutto ciò che è stato scritto prima di noi è stato scritto per nostra istruzione, perché in virtù della perseveranza e della consolazione che provengono dalle Scritture, teniamo viva la speranza. E il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti, sull'esempio di Cristo Gesù, perché con un solo animo e una voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Accoglietevi perciò gli uni gli altri, come anche Cristo accolse voi, per la gloria di Dio. Dico, infatti, che Cristo è diventato servitore dei circoncisi per mostrare la fedeltà di Dio nel compiere le promesse dei padri. Le genti, invece, glorificano Dio per la sua misericordia, come sta scritto. Per questo ti loderò fra le genti e canterò inni al tuo nome. Parola di Dio. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione, e non crediate di poter dire dentro di voi: abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli di Abramo. Già la scura è posta alla radice degli alberi, perciò ogni albero che non dà frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non son degno di portargli i sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo.
due invocazioni si incrociano in questo momento di grazia per questa nostra Chiesa locale in cammino sinodale, inserito nel cammino della Chiesa universale. Sono due invocazioni che raccolgono già un'eredità, fratello Lino, per me già feconda di futuro. La raccolgo, la vedo preziosa e certamente mi impegnerò a far sì che nulla sia perduto. Sono due invocazioni che sono anche emerse nei saluti iniziali, che sembrano formali ma non lo sono. Sono l'espressione del nostro contesto di vita, della nostra quotidianità. L'una è l'invocazione di una chiesa in cammino, definita dal sindaco carovana, carovana solidale, così anche ho sentito ripetere. È certamente richiamata l'invocazione di un'umanità segnata da tante contraddizioni. Questo vieni Signore Gesù, questa invocazione a Cristo, luce del mondo, colui che ci toglie dalla tenebra, della paura, dell'ansia, del rimanere sconfitti dalla preoccupazione che invece dovrebbe divenire azione. Più che preoccupati, dovremmo impegnarci a vivere. Ed è un'invocazione che assume un tono sempre più denso oggi, dove la difficoltà economica, la lacerazione sociale e soprattutto questo atteggiamento predatorio che rende il nostro ambiente di vita meno umano e soprattutto meno solidale, non solo verso l'uomo ma anche verso il creato. Un'economia molto spesso aggressiva, disumana, senza cuore, che dimentica i volti delle persone, delle famiglie che sono chiamati a rispondere quotidianamente con quell'impegno del lavoro che molto spesso non c'è. Ed è un'invocazione che rivolgiamo in alto e in avanti verso colui che ci viene incontro, Cristo nostra speranza. L'altra invocazione scende dall'alto, fratelli miei. Dio spera in noi, è Lui che invoca la nostra corresponsabilità. E la parola di Dio di questa sera traccia un sentiero molto chiaro, inequivocabile. Ci viene dettata la prospettiva e ci vengono date le condizioni perché queste due invocazioni possano trovare lo spazio comune di un'umanità redenta e trasformata in pienezza, quella pienezza di vita che tutti ci auguriamo e speriamo possa abitare presto il cammino dell'uomo. Ci è stato detto con chiarezza che giustizia e pace, fedeltà e giustizia debbono essere la cintura dei nostri fianchi. Fratelli miei, l'illegalità diffusa, quegli atteggiamenti superficiali talvolta inducono a girarsi da un'altra parte, diventando spettatori responsabili ancor più di coloro che provocano queste azioni predatorie nel creato, nell'economia, nel vissuto, nello stile di vita. Abbiamo bisogno di prendere posizione. All'invocazione corrisponde la risposta alla speranza di Dio in noi. Lui spera in noi. Ha bisogno che sentiamo il protagonismo di costruire e trasformare la nostra vita. Talvolta utilizziamo atteggiamenti molto vacui, vuoti. Speriamo tanto che la vita venga trasformata così per un mero miracolo. Il miracolo è la responsabilità di ognuno di noi che risponde alla chiamata di Dio attraverso le indicazioni che questa sera diventano programmatiche, diventano un tragitto da seguire. La carovana che è l'umanità, e in questa umanità la Chiesa assume la sua responsabilità, ciascuno di noi i sinodoi in questa sinodia. Facciamo attenzione alle persone, fratelli cari. Molto spesso diamo definizioni astratte, sinodalità,
parliamo di impegno, di responsabilità e dimentichiamo che queste parole hanno un volto. Dietro ci sono persone con storie precise, con esperienze condivise e molto spesso che raccontano insieme la fatica del vivere. Ecco perché ci viene chiesto di cambiare prospettiva. Ci aiuta oggi la lettura di Eusebio di Cesarea, quale dice che quell'invocazione che attraverso la voce del profeta giunge ai nostri orecchi oggi, in questo contesto, in quel terreno dove sono affondate le radici della speranza, di quel virgulto che deve svilupparsi e crescere, in questo terreno veramente melmoso del nostro contesto sociale, proprio lì ognuno di noi ha un suo ruolo, ha una sua responsabilità. Ma in questa prospettiva Eusebio dice una cosa molto semplice, che quel preparare le vie non sono esterne all'uomo, quasi a pensare di cambiare attorno a noi la realtà, dove molto spesso noi ci troviamo sconfitti, delusi, senza prospettive, quasi rassegnati. E da questo nasce lo sconforto, ci sentiamo in ginocchio, demotivati, quasi senza più voglia di dare veramente fiato al Vangelo, come dicevo in un passaggio anche della lettera inviata, di dare volontà al cuore, di dare concretezza a quello che sentiamo come impellente nella nostra vita, per noi stessi e per tutti gli altri. E Eusebio dice: preparate dentro di voi le vie del Signore, raddrizzatele dentro il vostro cuore. E ognuno deve interrogarsi, ogni persona di quei sinodoi che compongono la carovana in questo viaggio della vita, che è fatto di tante contraddizioni e rimangono tali, e non perché le contraddizioni continuano ad essere presenti nella nostra vita, dobbiamo rinunciare a raddrizzare dentro il nostro cuore quelle vie che ci possono portare alla radice della vera speranza. Ecco perché spera in noi Dio, perché ciascuno di noi raddrizzi i sentieri suoi nel cuore. Ed Eusebio conclude proprio con questa affermazione. Ecco perché questo consente di assumere quegli atteggiamenti che rendono possibili i sentieri di Dio nel cuore di ciascuno di noi e che sono abili a trasformare la vita. Nella misura in cui ciascuno di noi non solo agisce su se stesso, Basilio il Grande, la vera grande battaglia è dentro di noi. E chi non progredisce nella fede, nella speranza e nella carità, regredisce, arretra in umanità, perde di vista la realtà, non ha più il sapore del vivere e perde di vista quello per cui il Figlio è divenuto uomo, è divenuto Verbo umanato. Per questa umanità, per cui non ci spaventi il contesto, lo dico a quanti nel saluto segnalavano le difficoltà che accompagnano il nostro tempo. Ma c'è forse stato un tempo in cui le lacerazioni dell'umano non hanno accompagnato la vita dell'uomo? È il valore aggiunto della speranza che coltiva ciascuno di noi nel cuore e come ci viene detto dalla parola di Dio, che è una parola programmatica che non possiamo ascoltare passivamente, esige da parte nostra quelle due parole che reggono la speranza, la perseveranza da un lato, la consolazione dall'altra. Perseveranza nel resistere, nel saper stare al proprio posto anche in un contesto difficile. Anzi, più è difficile, fratelli cari, il contesto, più è problematica e complessa la realtà, più appare in evidenza la luce della speranza. Ecco perché la perseveranza che ci mantiene fedeli alla fedeltà di Dio, alla sua promessa, ci dice la parola che siamo testimoni della fedeltà di Dio alla sua promessa. Ebbene, questa perseveranza, il saper resistere in un contesto difficile, traduce la consolazione di Dio nei nostri confronti con la sua misericordia ad essere noi consolazione di tutti gli altri. Ecco cosa spera il Signore.
Spera una Chiesa che sappia consolare, una Chiesa che è perseverante nella fedeltà, che mantiene viva la promessa, la certezza che la sua parola si compirà. È una realtà asimmetrica, per cui sappiamo bene che il Signore compirà questa storia, per cui lo invochiamo: vieni Signore. E si conclude il libro della Rivelazione: sì, sto venendo, vengo presto. Dobbiamo costruire dentro di noi questa santa resilienza del Vangelo che ci permette di diventare consolazione. Oh, fratelli miei, le lacerazioni dei nostri rapporti sociali. Abbiamo sentito il Santo Padre invocare l'amicizia sociale. Dobbiamo ritessere la trama della qualità delle nostre relazioni, a partire dalla comunità ecclesiale, segno di consolazione. Toglie dalla solitudine coloro che hanno perso la speranza, che hanno ormai un cammino disorientato, oscurato dalla molteplicità di questi problemi. Ecco perché il nostro compito non diminuisce, anzi cresce. Dovremmo avere maggiormente entusiasmo in questo tempo. Questo è un tempo fondativo, fratelli miei, in cui ciascuno di noi deve dare il meglio di sé. E la consolazione che ciascuno di noi invoca e riceve diventi consolazione per coloro che incontriamo. Facciamo sì che la gioia del Vangelo riconsegni la speranza. Fratelli miei, vorrei dirvi tante cose. Avremo tempo. Cammineremo insieme. Ringrazio le istituzioni per la loro disponibilità nelle varie forme. Alla fine dirò un grazie più specifico. Ma chiedo veramente che sentiamo l'urgenza di far incrociare queste due invocazioni dell'uomo e di Dio sul terreno della speranza. Io chiedo al Signore di diventare custode della speranza in voi, di sollecitarla, di dargli fiato, di alimentarla come in un focolare. La funzione episcopale è proprio questo sguardo che tende a sollecitare il valore aggiunto del Vangelo, la vita nuova, la bella vita del Vangelo. Fratelli miei, mostriamoci col volto convinto di chi, invocando il Signore, trasforma l'invocazione in consolazione, e facciamo sì che la speranza cammini accanto a noi, attraverso le nostre persone e con la fatica del vivere, sapendo bene che il viaggio rimane complesso, difficile. La speranza cammina coi piedi nudi e molto spesso sanguinanti. La speranza si ciba nel deserto, avete sentito? Nel deserto si ciba addirittura delle lacrime. Quando siamo assetati nella vita, anche le lacrime salate che scendono dal volto ci dissetano. Dobbiamo essere questo segno oggi, e io chiedo al Signore che questa speranza abiti in voi. Lui è la nostra speranza. Cristo Signore viva in noi. La Madre Dolcissima che ho venerato stamattina nella bella immagine lì alla quercia, nel suo dolce sorriso, c'è una preghiera che dice: chiedi una grazia, e io ho chiesto questa. Madre Santa, fa che nessuno di noi perda entusiasmo e viva la speranza. Amen. Fratelli e sorelle carissimi, per mezzo del battesimo siamo divenuti partecipi del mistero pasquale del Cristo, siamo stati sepolti insieme con Lui nella morte per risorgere con Lui a vita nuova. Ora, come Chiesa di Dio che è in Viterbo, convocata nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo,
e radunata con il suo nuovo pastore per celebrare l'Eucaristia, professiamo la nostra fede e rinnoviamo il nostro impegno a servire fedelmente Dio nella Santa Chiesa Cattolica. Credete in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credo, credo, amen. Credo, credo, amen. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credo, credo, amen. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Il Signore Gesù viene a salvarci e a portarci la pace. Nell'attesa della sua venuta chiediamo al Padre dei Cieli, per intercessione della Beata Vergine Maria e dei Santi Patroni, di colmare di speranza e di gioia i nostri cuori con la presenza del suo Santo Spirito. Per la Santa Chiesa di Dio, perché in comunione con Papa Francesco e il Vescovo Orazio Francesco, viva il cammino sinodale nello stile dell'ascolto reciproco, del discernimento della volontà di Dio, delle necessità degli uomini e di quanto lo Spirito Santo suggerisce alle nostre comunità. Amen.
per il nostro Vescovo Orazio Francesco, che inizia il suo ministero episcopale come padre, maestro e pastore, nel nome del Signore, perché Dio lo ricolmi di luce e di grazia ed abbia da noi una corrispondenza pronta e docile, con amore e obbedienza di fede. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Per i sacerdoti, i diaconi, i consacrati e i fedeli laici, perché spinti dalla carità di Cristo si mettano a servizio di Dio per la crescita del corpo mistico nella santità della vita e nell'impegno apostolico. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Per quanti hanno responsabilità politiche, sociali ed economiche, perché pongano alla base del loro impegno il valore primario della persona, la sua dignità e il suo vero bene. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Per tutti noi qui riuniti in Assemblea Santa, perché la grazia del tempo di Avvento faccia crescere in noi il desiderio dell'incontro con il Salvatore, per seguirlo nella via dell'umiltà e della mitezza. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Ognuno presenti la propria preghiera al Signore. Accoglio, Padre, le nostre suppliche e per l'intercessione di Maria e di tutti coloro che ci hanno preceduto nell'attesa della salvezza, donaci la sapienza del tuo Santo Spirito per riconoscere i segni della continua venuta di Cristo, tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli. Ubi caritas est vera, Deus ibi est. Ubi caritas est vera, Deus ibi est. Cum
pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Guarda con benevolenza, o Signore, alle preghiere e al sacrificio che umilmente ti presentiamo. All'estrema povertà dei nostri meriti, supplisca l'aiuto della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Un momento di pace. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente giusto renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Padre Onnipotente, principio e fine di tutte le cose. Tu ci hai nascosto il giorno e l'ora in cui il Cristo tuo Figlio, Signore e Giudice della storia, apparirà sulle nubi del cielo, rivestito di potenza e splendore. In quel giorno, tremendo e glorioso, passerà il mondo presente e sorgeranno cieli nuovi e terra nuova. Ora egli viene incontro a noi in ogni uomo e in ogni tempo, perché lo accogliamo nella fede e testimoniamo nell'amore la beata speranza del suo regno, nell'attesa del suo ultimo avvento, insieme agli angeli e ai santi cantiamo unanimi l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome, il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane e ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione. Nell'attesa della tua venuta. Nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Orazio Francesco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. E ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi, e accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Thank you.
cruce la teba, sola Deitas, agitat et simul et humanitas, ambo damen credens, atque Amen.
preghiamo. Saziati del cibo spirituale, o Signore, a te innalziamo la nostra supplica. Per la partecipazione a questo sacramento, insegnaci a valutare con sapienza i beni della terra e a tenere fisso lo sguardo su quelli del cielo. Per Cristo nostro Signore. Il nostro venerato padre Orazio Francesco Piazza, per grazia di Dio e designazione della sede apostolica, vescovo di questa santa chiesa che è in Viterbo, a nome del Romano Pontefice, impartirà la benedizione con l'indulgenza plenaria a tutti i fedeli che, animati da sincero pentimento, confessati e comunicati, hanno partecipato a questa celebrazione. Pregate Dio per il beatissimo nostro Papa Francesco, per il nostro Vescovo Orazio Francesco, per la Santa Madre Chiesa, impegnatevi a vivere santamente in piena comunione con Dio e con i fratelli. Prima della benedizione finale, al vostre eminenze, grazie infinite di questa vicinanza che fa iniziare il mio ministero con una paternità speciale. A voi confratelli nell'Episcopato, che mi chiama amico, che meraviglia, che mi chiama amico. In particolare i vicignori, poi avrò modo di salutare tutti gli altri fratelli di questa regione. Caro Fabio, vescovo di questa terra, condivideremo anche con te il cammino. E in particolare abbraccio Massimiliano dalla lontana Istanbul. Il Signore ti accompagnerà, ti accompagneremo pure noi nella fatica del tuo ministero in quel luogo così speciale. Cari fratelli e sorelle, sacerdoti, diaconi, religiose e religiose, seminaristi, tutto il santo popolo di Dio, le autorità una per una, civili, militari, volontari, gruppi che rappresentano questa santa Chiesa, così come è stata definita nella sua storica condizione, testimone di fede, ne raccolgo l'eredità. Non ne sento il peso, ne sento la responsabilità. Ecco, vorrei ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a preparare e a vivere questa celebrazione. E prima di chiudere, consentitemi l'abbraccio alla Chiesa di Sessa Urunga. Come ognuno di noi si forma insieme agli altri, beh, io credo di essermi formato con voi. Fate lo stesso cammino che facciamo tutti, siamo unica Chiesa di Cristo. Continuate con la determinazione che conosco e con l'impegno e la generosità che vi contraddistinguono. Alla Chiesa materna di Telese Cerreto Sant'Agata, qui rappresentata da alcuni sacerdoti e da una parte della parrocchia di origine, l'abbraccio affettuoso e il grande grazie, come ringrazio le autorità accademiche, sia ecclesiastiche, nel preside della facoltà dove ho praticato per tanti anni una teologia, spero, incarnata nella realtà, e anche le rappresentanze dell'Università del Sannio, a cui va il mio grande affetto e la gratitudine per i 18 anni vissuti insieme. Ci siamo scambiati affetto, ma anche quella piccola sapienza che ci ha aiutato a crescere nella distinzione dei ruoli e nella reciprocità. Un grande abbraccio a tutti voi. Chiedo a voi di pregare perché questa nostra Chiesa continui nell'entusiasmo di questo grande padre che mi ha preceduto e dei santi vescovi che sono stato a visitare questa mattina
Io ho chiesto anche la loro benedizione. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio, che vi dà la grazia di celebrare la prima venuta del suo Figlio unigenito e di attenderne l'avvento glorioso, vi santifichi con la luce della sua visita. Amen. Nel cammino di questa vita, Dio vi renda saldi nella fede, gioiosi nella speranza, operosi nella carità. Amen. Voi, che vi rallegrate per la venuta nella carne del nostro Redentore, possiate godere la gioia della vita eterna quando Egli verrà nella sua gloria. Per intercessione dei santi apostoli Pietro e Paolo, vi benedica Dio onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, nelle vostre famiglie, nella vostra vita, e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore, andate in pace.